9 consigli dei vigili del fuoco per sopravvivere a un incendio in casa. Se sei nel bel mezzo di un incendio, la cosa migliore che puoi fare è mantenere la calma e cercare di non andare nel panico. Più facile a dirsi che a farsi, vero? Ma sapere cosa fare in questa situazione di emergenza aumenterà notevolmente le tue possibilità di sopravvivere. Prima di scoprire i nostri consigli, premi il tasto di iscrizione e clicca sulla campanella delle notifiche per unirti a noi su Il lato positivo della vita. Nelle case gli incendi possono diffondersi a una velocità davvero allarmante. La maggior parte delle cose intorno a te possono distruggersi in pochi secondi. Ecco perché devi agire non appena senti l'allarme antincendio. 1. Prepara un piano di fuga in anticipo. Per non sentirti disorientato, dovresti sempre avere un piano di fuga pronto. È ancora meglio se lo metti per iscritto. Cerca di prepararti a situazioni diverse e crea almeno 3 vie di fuga. Nel tuo piano descrivi nel dettaglio come evacuerai, chi sarà a capo della fuga, dove vi incontrerete dopo che tutti avranno lasciato la casa e come chiederai aiuto. 2. Tieni delle scale di corda ai piani superiori. Se la tua casa ha più di un piano, è una buona idea acquistare scale antincendio e metterle in diverse posizioni strategiche ai piani superiori. Così, se il piano di sotto è invaso da un incendio, avrai un altro modo per fuggire dalla tua casa in fiamme. 3. Esci da casa immediatamente dopo aver sentito l'allarme antincendio o aver notato un incendio. Le persone muoiono perché invece di correre per salvarsi la vita, cercano di salvare tutti i loro oggetti di valore, documenti, denaro e così via. Non ci pensare minimamente, la tua unica preoccupazione dovrebbe essere quella di raggruppare i membri della tua famiglia e gli animali domestici e lasciare la casa in sicurezza. 4. Le porte ti aiuteranno durante l'incendio. Le porte in legno possono fornire una buona protezione da fumo e calore. Inoltre, possono impedire la propagazione di un incendio. Una strategia efficace, ad esempio, è fuggire da una stanza all'altra chiudendoti le porte dietro. Allo stesso tempo, sii estremamente prudente quando apri una porta, perché potrebbe esserci un incendio che ti aspetta dall'altra parte. Se ti accorgi che la maniglia della porta o la porta stessa scotta troppo o se vedi del fumo che passa attraverso le fessure, non aprire quella porta. Anche se sembra tutto a posto, apri ogni porta con la massima cura per evitare rischi inutili. In questo modo sarai in grado di richiuderla subito se ti accorgi che dietro di essa c'è un incendio. Se ti accorgi che l'unico modo per uscire di casa è da una finestra, assicurati che le porte siano chiuse. Una folata di vento da una finestra aperta può aggravare un incendio in pochi secondi. 5. Crea un respiratore improvvisato. Ti sembrerà strano, ma durante un incendio il fuoco è il pericolo minore. Ad uccidere le persone più velocemente delle fiamme è il fumo, infatti. Il fumo irrita fortemente naso, gola e occhi e il suo odore è nauseabondo. Se inali del fumo, i tuoi polmoni possono uscirne danneggiati irreparabilmente. E poi devi sapere che il fumo di un incendio domestico è tossico perché gli oggetti in fiamme rilasciano gas nocivi. Quando inizi a inalare il fumo, il tuo corpo smette di ricevere la quantità necessaria di ossigeno. A seconda del calore e della densità del fumo, le persone di solito perdono conoscenza e muoiono a causa di danni cerebrali in non più di 5-15 minuti. Ecco perché è fondamentale sapere come proteggersi dall'inalazione di fumo. Se la situazione lo consente, puoi creare una maschera antigas fai da te che fungerà da respiratore. Prendi una bottiglia o un contenitore di plastica abbastanza grande da coprirti il viso e tagliane il fondo. Poi taglia un'apertura a forma di U su uno dei due lati per metterci il viso. Non farla troppo grande, altrimenti la maschera non andrà bene e ti entrerà fumo negli occhi e nel naso. Prendi una spugna da cucina e bagnala in acqua, dopodiché metti la spugna nel collo della bottiglia. Servirà da filtro per l'aria. Il passo finale è rimuovere il tappo della bottiglia. Questo respiratore non è perfetto, ma ti darà tempo per uscire da casa. Se non hai il materiale necessario, copriti bocca e naso con un panno o un capo di abbigliamento umido. Sfortunatamente questo metodo lascia molto a desiderare. Ti darà giusto 2 minuti in più. Ma insomma, ogni minuto è prezioso in questa situazione. 6. Stai lontano dai tessuti. Vestiti, tende, lenzuola e tovaglie rappresentano un grave pericolo durante un incendio perché bruciano molto facilmente.
Se hai tempo, togliti i vestiti fatti con materiali sintetici, perché se prendono fuoco si sciolgono e si attaccano alla pelle, causando gravi ustioni. Prova a sostituire questi vestiti con qualcosa di cotone o di lana. Se i tuoi vestiti prendono fuoco, lascia stare ciò che stai facendo, buttati a terra e inizia a rotolare finché il fuoco non si spegne. Rotolandoti il fuoco si smorza ed eviterai che si diffonda in modo incontrollabile. Mi raccomando, copriti il viso con le mani per avere un'ottima protezione. 7. Cosa fare se non puoi uscire? Se sei intrappolato e tutto quello che puoi fare è attendere i soccorsi, cerca di stare calmo. La prima cosa che devi fare è allontanare il fumo. Questo ti manterrà al sicuro fino all'arrivo dei vigili del fuoco. Nasconditi in una stanza non ancora colpita dall'incendio e chiudi per bene la porta. Usa panni, stracci, asciugamani, vestiti o del nastro per coprire tutte le fessure e le prese d'aria intorno alla porta. Fai del tuo meglio per tenere lontano il fumo. 8. Chiedi aiuto se sei intrappolato in un piano superiore. Prova ad arrivare ad una finestra che si affaccia sulla strada o su altri edifici. Prendi qualcosa di bianco, un lenzuolo o un asciugamano e appendilo al davanzale. Quando i primi soccorritori arriveranno a casa tua, sapranno dove sei grazie a questo segnale. Dopo averlo fatto, chiudi la finestra immediatamente, altrimenti il fuoco sarà alimentato dall'ossigeno. 9. Se non sei troppo lontano da terra, prova a scappare attraverso una finestra. Se l'unica cosa che puoi fare è usare una finestra del secondo piano come via di fuga, cerca una sporgenza. Se ne trovi una sotto la finestra, arrampicati su di essa in modo tale da essere con il viso verso l'edificio. Sarai appeso dal secondo piano, ma almeno sarai più vicino a terra e le tue possibilità di rimanere incolume durante la caduta saranno molto più alte. Tuttavia, se sei intrappolato da qualche parte più in alto rispetto al secondo piano, è meglio che tu rimanga dove sei. Chiudi la porta, prendi le dovute misure per evitare che il fumo entri nella stanza, copri naso e bocca e attendi i soccorsi. Prendi sul serio la tua sicurezza. Più di 2.500 persone muoiono in incendi domestici ogni anno e circa 1.200 restano ferite. Ciò significa che una media di 7 persone perde la vita a causa degli incendi domestici ogni giorno. Assicurati che la tua casa sia dotata di rilevatori di fumo funzionanti. Controllali regolarmente, preferibilmente una volta al mese, e sostituisci le loro batterie due volte all'anno. Prendi un estintore per ogni piano della tua casa. Queste precauzioni potrebbero salvarti la vita un giorno. Conosci altre cose che possono salvarci la vita in un incendio? Dici tutto nei commenti qui sotto. Ricordati di premere il pulsante mi piace, di condividere questo video con i tuoi amici e di unirti a noi su Il Lato Positivo della Vita.